Buonasera a tutti, io sono Matteo, lei è Antonella, siamo del gruppo locale di Greenpeace qua giù a Pisa e oggi vorremmo farvi vedere, come è stato detto, cosa ha fatto Greenpeace subito dopo l'incidente e adesso a un anno di distanza con un rapporto che è stato prodotto che segnala l'evidenza del fallimento profondo e sistemico delle istituzioni preposte al controllo dell'energia nucleare. Il mio nome è Giorgia Monti, mi trovo a bordo della Rainbow Warrior, la nave ammiraglia di Greenpeace. Stiamo navigando al largo delle coste del Giappone e in un paio di giorni dovremo arrivare nell'area di Fukushima, dove inizieremo i campionamenti per misurare la radioattività in acqua. Qui i preparativi sono già iniziati, il team a bordo di esperti radioattivi infatti ha iniziato a estrarre all'interno della Rainbow Warrior che sul ponte, in modo da essere sicuri in ogni momento a che livelli di pericolosità ci troviamo. È importante seguire delle misure precise nel momento in cui saremo nell'area, ogni volta che per esempio usciremo fuori dovremo indossare dei vestiti di sicurezza, quindi indossare delle tute, dei guanti, delle maschere, in modo da ridurre al minimo ogni rischio di contaminazione. Nei prossimi giorni dovremo anche indossare dei badge personali per misurare in ogni momento il livello di radiazioni, come quello che indosso adesso, che verranno poi testati successivamente. Certo, tutte queste misure possono fare un po' paura, però diciamo che a bordo siamo tranquilli perché stiamo cercando di operare nel massimo della sicurezza, cercando di ridurre al minimo i rischi. Certo, sono molto più preoccupata per le persone che adesso vivono nell'area intorno a Fukushima, che hanno rischi ben più alti di contaminazione a causa delle radiazioni emanate dalla centrale. Spero che questo messaggio arrivi in Italia e che finalmente nel nostro paese si dica basta al nucleare. Ridosso della centrale nucleare, però nel prossimo video vediamo che abbiamo fatto dei campionamenti e abbiamo trovato effettivamente tracce della contaminazione al largo. Ci troviamo al largo della costa di Paraki, a sud di Fukushima. Ieri abbiamo navigato verso nord, arrivando a circa 50 Stiamo prendendo km campioni di acqua e di alghe, se le troviamo, Stiamo prendendo campioni di acqua e di alghe, se le troviamo, uscendo al mare con i nostri pulmoni. Ieri abbiamo anche incontrato un pescherecce giapponese che ci ha dato alcuni pesci da analizzare. E dopo aver preso le prime misure, adesso stiamo analizzando il laboratorio di bordo. È ancora presto per avere i primi risultati, dobbiamo tutti finire le analisi qui a bordo, ma poi portare i campioni anche in laboratorio a terra. Mentre noi siamo qui, anche voi potete fare qualcosa contro il nucleare. In Italia abbiamo la possibilità di fermarlo per sempre andando a votare al referendum del 12 e 13 giugno. Il nostro governo con i suoi sconfitti sta cercando di bloccarlo, ecco perché adesso più che mai è importante andare a votare e andare a votare sì per dire un no definitivo al nucleare. Unisciti alla nostra campagna, visita greenpeace.it e firma fin da subito il tuo impegno. Naturalmente questi video sono stati fatti in piena campagna referendaria, quindi come vedete. E niente, proseguiamo con il prossimo. Nonostante il governo giapponese non ci abbia permesso di fare ricerca all'interno delle sue acque territoriali, i campioni da noi raccolti al largo delle 12 miglia rivelano alti livelli di contaminazione. In particolar modo, le alghe raccolte a circa 50 km dalla centrale di Fukushima Daiichi hanno rivelato una radioattività di 10 volte superiore alla norma. La Rainbow Warrior è adesso arrivata a Tokyo, dove sbarcheremo i campioni di acqua, di pesci e di alghe che abbiamo raccolto durante il viaggio per sottoporle a ulteriori analisi in un laboratorio a terra. Il nostro piano di ricerca prevedeva di fermarci nell'area più a lungo e di svolgere un monitoraggio preciso dell'area costiera in modo da fornire più informazioni possibili alla popolazione, ma il governo non ce l'ha permesso. Allo stesso tempo, proprio in queste settimane, le autorità giapponesi hanno iniziato a raccogliere altri dati in mare e hanno scoperto un'alta contaminazione nei sedimenti proprio al largo della costa di Fukushima. Parliamo di elementi radioattivi che hanno una lunga vita e che possono accumularsi nella catena alimentare, minacciando la salute della popolazione per lunghi anni a venire.
Ok, questo è quanto per quanto riguarda la nostra nave, la Rainbow Warrior. Naturalmente abbiamo inviato anche un team, come dicevo, di terra per misurare la radiazione man mano che ci si avvicinava alla centrale. È stato diciamo, siamo stati tra i primi a lanciare l'allarme che i piani di evacuazione attuati dal governo giapponese erano inefficienti e non bastavano. La popolazione è stata sottoposta inutilmente a esposizioni prolungate alle radiazioni. E quindi andiamo a vedere un attimo il filmato del nostro team di terra. Over 1300 counts per second. Well, normally it's 30, so it's sufficiently higher here. Questo è quanto il nostro lavoro subito dopo l'incidente. A quasi un anno dall'incidente siamo ritornati sul posto e abbiamo raccolto testimonianze di persone che vivono ancora nelle vicinanze della centrale.
チェルノブイリの事故からあの空気中のガンマ線をカウントする測定器、ちっちゃな家にあるんですね。でその地震が起きた後にずっとスイッチを入れて測定してたんですが、15日の午後にアラームが鳴り続けて、その測定の数字がどんどんどんどん上がっていったんです。大変な恐怖でした。今までね、原発に反対する気持ちがありながら、私は運動を十分やってこなかったなっていう気持ちがあるんですね。それで今回こんなひどい事故が起きてしまって、もう今やらなかったらいつやるんだというか、まあ、私たちがやらなかったら誰がやるんだって思っているから、毎日毎日やっぱり考えるのはどうやって運動していったらいいのかなっていうことなので、どんなちっちゃなことでもとにかくやっていこうと、できることは全てやっていこうってもう決めたので仕事を始めるってことで戻らなきゃいけないって時に、本当にこの状況で戻っていいのかっていう疑問がすごくあって、まずそこから今この状態で戻るべきなのかどうなんだっていうのを整理とするのと同時に、今の飯舘村の状況をつぶさに出していったんです。で、今このくらいの数字が出てると、果たしてこれでいいのか、数字の意味もわからないので、これで戻って大丈夫なのか、ここで仕事していいのかっていうのを何件か出して、僕がずっとツイッターで呼びかけてたのが、まず今の現状がおかしいんじゃないかっていうことと、あとはこのままの状況でこのまま村に子供たちを留めてしまったら子供たちが死んでしまうんじゃないかっていう、こう切実な思いを出して、なんとかここの村を避難させてくれというお願いをこう外部からしてた。数字の持ってる人間に助けてくれっていう文章を、情報がたくさんあるけれども、どの情報を信用するかとかは個人レベルで違ってくるし、こう立場によっても違ってくるので、行動を決められずになんとなくみんなここにいます。情報のソースが新聞とテレビ同じなんですよね。で、インターネットの情報はまた別な情報が流れてたりするんですけど、新聞とかテレビの情報を疑ってるんです、みんな。この家の木材はこの家の隣の杉山から切った木と、それから隣町の材料からでできています。太陽熱の温水器のシステムを載せています。私の友達が設計して、風や光でこううまく取り入れて省エネルギーに暮らせるように考えて作られているんです。これは放射線から身を守るためのことが書いてあるわけですね。だからやはり放射線はここの町では心配だということをこの文章で歌ってるわけ。例えば子供に対してですね、放射線は何っていうので、目には見えないビームのような光で放射性物質から出ています。一度にたくさん浴びたり体の中にたくさん入ると病気になってしまうことがあるので注意が必要。
とこんなところに気をつけようってことで側溝とか水たまりとか草むらとか芝生の上とか木の根元とか雨どいとかこういうところには近づかないようにっていうことで、bene, quindi a un anno di distanza cosa abbiamo imparato sul nucleare? Cosa ci ha insegnato questo nuovo disastro? La prima cosa, beh, anche banale se volete, è che è troppo pericoloso. Le stime sugli attuali standard di sicurezza dicono che incidenti come quello di Fukushima dovrebbero capitare al massimo una volta ogni 250 anni. In realtà in poco più di 30 anni ne abbiamo avuti tre. Three Mile Island nel 1979, Chernobyl nell'86 e Fukushima l'anno scorso. Quindi, beh, diciamo che è una cosa abbastanza scientifica. Se il modello non corrisponde alla realtà, si mette in discussione il modello. Quindi, diciamo che il paradigma del nucleare sicuro è finito, per Fukushima. Non esiste il nucleare sicuro. Che è marginale. Soprattutto in questo momento il Giappone, che produceva il 30% della propria energia con il nucleare, dei 54 reattori che aveva in funzione ne ha solo due attivi, e tra due mesi li spengerà tutti per eseguire dei test. Quindi, beh, 54 reattori, due attivi, diciamo che è un'energia marginale, anche in un paese che produceva il 30%, ripeto, della propria energia con il nucleare. E si stima che il Giappone possa riconvertire tutta la propria produzione energetica a fonti rinnovabili in 10 anni, più o meno. Basta solo la volontà politica. E niente, quindi vi lasciamo con un messaggio, diciamo, di speranza per gli abitanti di quella zona. L'ultima cosa che abbiamo fatto in Giappone. この地での人々の夢や希望を捨てざるを得ない、原発さえなかったらと思ってしまいます。これからなくすために頑張りましょう。Greenpeace collected thousands of messages of support and hope to the people of Japan, to the people of Fukushima. We are taking these messages to the top of Mount Fuji to take a stand against nuclear power.
原発事故で被害を受けた人たちの力にもなりたいですし、原発反対の行動をしている人たちと一緒に声を上げて続けていきたいと思います。 While 1 year has passed since the nuclear disaster, the Japanese government still has not properly investigated its causes and consequences, nor has it provided proper compensation or support for those forced to evacuate their homes. Fukushima was an avoidable man-made disaster. It happened because the profits of the nuclear industry were prioritized over the health and safety of the people. It's time to learn the lessons from Fukushima. Bene, quindi noi abbiamo finito il nostro intervento. Vi ricordo solamente che spero che in Italia non ci sia più da discutere se fare o non fare il nucleare, che ci sia liberati, diciamo, per sempre da questo tipo di produzione energetica. Il problema è che non è un problema solo italiano, quello del nucleare, e non bisogna quindi assolutamente abbassare la guardia su questi temi, anche perché, anche se non abbiamo più il problema di delle centrali nucleari, abbiamo sempre il problema delle scorie. Su questo argomento invito tutti i presenti la prossima settimana, giovedì alle 6:20 al Cinema Arsenale. Proietteremo il documentario Intro Eternity, che parte, diciamo, dalla visita al primo tentativo di costruire un deposito permanente di scorie nucleari in Finlandia, e va a vedere tutte le criticità di questo progetto. Grazie.